Anche di un possibile acquisto che è una seconda punta, ma secondo me di valore, che giocava prima nell'Ascoli e adesso nel Catania, non ha molto spazio. Antonucci, no? Sì. Antonucci, vi ho preparato un brevissimo video giusto per vedere un paio di gol, vediamolo un attimo insieme, giusto per farci la bocca, potrebbe essere utile anche questo. Poi passiamo il microfono ancora agli amici in studio. Subito il lancio profondo per Antenucci, attenzione, posizione regolare, Antenucci, Antenucci, e c'è il gol del vantaggio dell'Ascoli con Antenucci, minuto secondo. Parte Micolucci, pallone che spiove nel mezzo, Antenucci, e c'è il gol del raddoppio ancora di Mirko Antenucci. Beh, insomma, speriamo che... Vedo che sono tutti abbastanza convinti, anche mister Spugna me ne ha parlato bene. Forse doveva già arrivare quest'estate uno così, non saremmo magari... Sì, un buon giocatore. Abbiamo avuto dei problemi anche noi. Adesso, tra l'altro, il Novara ha una punta che si fermerà per un pochino, se non erro, no? Ecco, e quindi per un mese fuori, direttore. No, scherzavo, dico c'è Ventola che garantirà al posto di, Bertani. Di Bertani. Beh, loro... No, devo dire, anche noi, cioè qui nessuno dice o ricorda che abbiamo avuto Bianchi fuori le prime tre giornate. Junco la pubalgia. E Junco l'abbiamo perso praticamente sempre. Poi di nuovo abbiamo perso Bianchi. Quindi non è dire che gli altri hanno no, e noi no. Cioè anche noi abbiamo la nostra dose ma adesso di quella roba. Novara, non c'è santo. Sì, ma per carità, però voglio dire, gli infortuni fanno parte anche del gioco, mister, se no, voglio dire, non è che anche noi per quanto si fermi, possa fermare il Novara, penso che nei playoff arriverà come minimo. Quindi voglio dire, molto il manto, chiaramente è penalizzata da questa, secondo me, da questa perdita, voglio dire, ma non è che gli auguro di perdere. Il Novara sta facendo un grandissimo campionato, però anche loro sono una defezione importante. Intendevo dire questo, come abbiamo avuto anche noi.